Il dibattito sul Mezzogiorno d'Italia riprende quota su scala nazionale proprio in questi giorni. Dopo l'intervento del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, secondo cui lo sviluppo del Sud è necessario per non frenare il cammino economico di tutto il Paese, anche il presidente di Confindustria Montezemolo ha fatto sentire la sua voce. Il Mezzogiorno, ha detto, deve decollare, pena uno stop per l'Italia. Il problema del Sud quindi come un giano bifronte. Da una parte si sottolinea il suo mancato sviluppo, dall'altra si considera necessario proprio questo sviluppo per il bene di tutto il Paese. Sono ragionamenti e analisi che si sono tempestivamente riflessi nei convegni del Sele d'Oro in questi giorni. Oggi, in particolare, riflettori accesi sul contributo possibile delle fondazioni bancarie sul fronte del progresso economico. La riflessione che faccio io su questo e più in generale sul problema del Sud e dello sviluppo del Sud è che in realtà si tratta di una questione nazionale, cioè non tanto e non perché il Sud freni, fra virgolette, il Nord o il Centro-Nord, no, ma per la semplice ragione che il Sud è, come ricordava Mario Draghi soltanto qualche giorno fa, correttamente, è una delle regioni d'Europa, forse la regione d'Europa, in cui maggiore è la differenza fra risorse disponibili e risultati effettivi. In Italia ci sono circa 90 fondazioni bancarie, un po' meno, hanno un patrimonio credo di poco superiore ai 40 miliardi, sostanzialmente fatto 100 il totale delle erogazioni delle fondazioni bancarie, stiamo parlando del prima, al Mezzogiorno è andato all'incirca l'8%, quindi molto poco. Il punto di svolta nasce con la creazione della Fondazione per il Sud. Questo è un modo non solo nuovo, ma anche più facilmente accettabile di affrontare la questione meridionale fuori dai confini meridionali. Il Mezzogiorno, l'area più arretrata di Europa in termini di dinamismo. E qui veniamo anche a capire un meccanismo specifico italiano, che se non lo capiamo non risolveremo mai il problema del Mezzogiorno. Da questo punto di vista, quindi, riaprire un discorso, come fanno le fondazioni, partendo dal territorio, partendo dalla realtà, proponendosi di fare che cosa? Di infrastrutturare la società civile del Mezzogiorno e quindi formazione, capitale umano, ricerca, inclusione sociale. La fondazione quindi deve fare una sussidiarietà orizzontale, cioè collaborare, partecipare, dimostrare, fare le pratiche migliori e fare quindi da moltiplicatore. La missione delle fondazioni per statuto e prima ancora per legge è quella di creare occasioni di sviluppo per il territorio, quindi non avere nessun atteggiamento dirigistico, non pensare di saper fare meglio di tutti, ma cercare di creare delle occasioni di sviluppo che ovviamente devono coinvolgere il territorio, devono coinvolgere le comunità locali. Se questo meccanismo però non scatta, ecco, se ci aspettiamo che la Fondazione Caripro venga nel Mezzogiorno e finanzi, non so, la beneficenza della macchina a raggi Z all'ospedale di Pinco Pallino, sarà anche un elemento che certamente fanno, che certamente si fa e che certamente ha una sua valenza, ma non possiamo riconoscere in quell'atto, in quel gesto, una funzione di sviluppo generale. Perché se noi non abbandoniamo la logica di vedere anche le fondazioni come soggetti che possono darci soldi e non alimentare progetti che noi dobbiamo far partire, il meccanismo non avrà mai nessuna possibilità di essere da volano, di fungere da volano, ma potrà essere un sistema che divora delle risorse, risolverà delle micro esigenze, ma poi guardate, la media, che è quella che fa crescita, non cambierà mai. Ci connotiamo come non mai
per assenza di centri produttivi di rilievo, di centri finanziari di rilievo. Le cause, manco a dirlo, le conoscete tutti, le conosciamo tutte nei dibattiti, insomma, le ricordiamo: l'assenza di capitali, l'assenza di infrastrutture, poi alcune cause sono al contempo effetti, la criminalità, dove non c'è economia poi c'è la criminalità, è più un effetto che una causa. E allora il tema del dibattito, cosa possono fare le fondazioni bancarie per il Mezzogiorno? Secondo me Imperiali ci ha ricordato che c'è stato un momento di svolta, che probabilmente è più un inizio di una svolta che una vera e propria svolta, siamo ancora in una fase di transizione. Nel Sud non c'è. Non c'è erogazioni assolutamente irrisorie, la fondazione bancaria, quella più importante che possiede una banca, insomma, di cui tra l'altro si chiama allo stesso modo, che riguarda la Sardegna, in Sicilia c'è una situazione complicata che non voglio affrontare, per il resto del Sud il problema fondazioni bancarie, grandi fondazioni bancarie, capisco il valore delle piccole o medie fondazioni bancarie, ma il problema nel Sud non c'è, delle grandi non c'è il problema delle erogazioni perché non ci sono le erogazioni, non c'è il patrimonio e io temo che anche, che naturalmente è stata positiva perché quando si arrivano risorse è sempre positivo, la fondazione del Sud sia uno dei quei continui interventi straordinari nei confronti del Sud che servono sostanzialmente a coprire il deficit degli interventi ordinari. Questo tipo di interventi sono la malattia del Sud, non sono la terapia. La terapia è quella di interventi per cui io destino nelle grandi opere pubbliche, nella ricerca, nell'università, destino con il bilancio dello Stato i soldi che servono. Io ho l'impressione, scusatemi se insomma lo dico, ho l'impressione che ogni volta ci sia una sorta di specchietto delle allodole per il Mezzogiorno. Gli creiamo una fondazione, gli diamo un intervento straordinario, gli diamo uno sgravio, gli diamo un comitato per lo sviluppo, gli diamo un comitato territoriale. No, non ci date questa roba. Non abbiamo bisogno di cose speciali. Noi abbiamo bisogno di cose regolari, ordinarie, normali, nazionali, nel campo delle infrastrutture, dell'università, degli ospedali, dei trasporti, cose regolari. Nell'aula consiliare del comune di Oliveto Citra, riunione questa mattina del coordinamento dei presidenti dei consigli provinciali del Mezzogiorno. Un incontro programmato nell'ambito del premio Sele d'Oro proprio per sottolineare l'impegno e il ruolo degli enti locali per portare il Sud verso traguardi economici più coerenti con la sua storia e con le sue speranze di progresso. Il Caffè delle Idee è sempre in piena attività, mentre gli stand al Palasele propongono curiosità, prodotti e obiettivi sociali. Allora, il piano sociale di zona è un sistema integrato di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali per i comuni dell'ambito. Noi ci occupiamo di minori, di famiglie, disabili, di anziani, di tossicodipendenti, ci occupiamo di portatori di handicap. Tutto questo in un sistema organizzato per cui appunto forniamo gli stessi servizi a tutti i cittadini di tutti i comuni. Noi siamo 9 comuni, Eboli è il comune capofila, abbiamo una struttura di progettazione ad Eboli in via Umberto Nobili a Palazzo Massaioli e poi su ogni comune abbiamo un segretariato sociale, cioè la nostra antenna sui problemi del cittadino che è retto da un assistente sociale, professionisti impegnati che ascoltano la domanda del cittadino e orientano il cittadino al bisogno.
siamo qui stasera al Seredoro Mezzogiorno perché riteniamo opportuno e fondamentale che questi servizi siano conosciuti dalla cittadinanza. L'Italia, per quanto riguarda lo sviluppo delle telecomunicazioni, ha punte di eccellenza, per esempio per quanto riguarda la telefonia cellulare, che ha avuto nel nostro paese uno sviluppo davvero accelerato anche rispetto a tanti altri paesi pure sviluppati, ma ha molti problemi invece per quanto riguarda ad esempio l'accesso alla banda larga. Perché? Perché anzitutto c'è un operatore dominante, Telecom, che ha da solo ben il 70% dell'accesso. Poi perché esistono ancora molte zone d'Italia, e soprattutto nel centro-sud, che ancora non sono raggiunte dalla banda larga. L'Italia ha accumulato un ritardo enorme sul WiMAX, che è quella tecnologia di accesso alla banda larga senza fili, che consente di raggiungere anche le zone dove meno è conveniente mettere cavi. E su questo solo adesso abbiamo avuto un bando di gara per assegnare le frequenze. L'Italia ha anche, ripeto, un buon mercato telefonico, una buona concorrenza, anche se ormai non esisteranno più operatori italiani o di proprietà italiana, ma comunque c'è una buona concorrenza, ma c'è ancora un forte digital divide, sia per l'accesso alla banda larga, come dicevo, ma anche direi per l'informatizzazione degli italiani, che è ancora molto scarsa rispetto a molti paesi. Ultimo appuntamento con gli incontri del Premio Seredoro. Sabato 15 alle 18 presso il Palasede seminario dal titolo Creare valore, Europa, Mezzogiorno e Mediterraneo nella sfida globale. Interverranno Luigi Nicolais, Ministro per le Riforme e le Innovazioni, Sergio D'Antoni, Vice Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, Amedeo Lepore, Presidente della Giuria del Premio Seredoro, Massimo Marrelli, Presidente del Polo Umanistico della Università Federico II di Napoli, Diego Guida, editore, Antonio Azzarini, dirigente di Rai 2. Condurrà l'incontro Mimmo Liguoro e saranno ospiti Monsignor Crescenzo Sepe, Cardinale Arcivescovo di Napoli, e Sua Eccellenza Francesco Caruso, Ambasciatore d'Italia in Svezia. E questa sera gran finale con il concerto di Alex Britti in Piazza Europa e tantissimi altri ospiti.